Bio for Dreams mette in contatto, diciamo, le intenzioni, siamo ancora un po' prima della startup, con i finanziatori, perché questo passaggio generalmente ha delle difficoltà. Difficoltà di tipo anche culturale, perché in genere chi inventa non è poi la persona più preparata per fare investimenti finanziari o per gestire una crescita di tipo, tra virgolette, industriale. Quindi è opportuno che ci sia questo collegamento. Bio for Dreams è stato molto ha avuto molto successo dal 2017, da quando è stato formato, per fare questo tipo di incontro, ed è molto bello che venga, che sia fatto qui a Genova. Bio for Dreams è nato fin dall'inizio con una vocazione internazionale per dare supporto ai ricercatori, agli scienziati, per fare in modo che dai banconi di laboratorio dove nascono le idee possa iniziare a prendere avvio l'impresa. E noi diamo supporto di tipo manageriale, tecnico, scientifico, organizzativo, per fare in modo di creare valore sui territori. E in ogni territorio vogliamo dare valore allo specifico territorio, ai ricercatori, agli scienziati che in quel territorio lavorano. L'Università di Genova si colloca ai primissimi posti in Italia per numero di spin-off universitari, quindi credo che questo non sia un caso e che l'interesse di Bio for Dreams per la sede genovese dipenda anche da questo, dalle capacità che abbiamo già mostrato. Siamo particolarmente interessati a lavorare con questo incubatore d'impresa sul settore delle life sciences, quindi le scienze della vita, che sono sicuramente tutto quello che ha a che fare con la medicina, ma anche con la biologia e la farmacia. Il nostro obiettivo è di creare 5 startup all'anno da noi partecipate e 8 startup incubate. Crediamo che almeno un terzo di questi numeri che noi pensiamo di fare nei prossimi 5 anni siano per la Liguria. Io sono molto contento che si sia scelto Genova, e questo è un settore importantissimo per il futuro, e noi stiamo andando avanti con quest'ottica, quindi ottimo.